Oh boy. Stasera è una di quelle sere che sto di merda e non so se sono stanco o se non sto bene fisicamente. Non lo so. Mi viene un nervoso perché volevo registrare un'altra puntata di Ripperiani Basic, ma se la registro stasera esce una merda. Poi sbiascico anche. Non so che cosa ho oggi. Per tutti gli amanti del videomaking, non comprate le imitazioni dei microfoni Sony. Cioè, l'ho pagato tipo $1,50 e vale $1,50. Nell'ultima puntata della vita di Fra ho provato a usarlo e entrava la radio FM. Entrava 101, se non sbaglio, una roba del genere. Che cazzo è? Ho dovuto toglierlo col denoiser, tutto il rumore, che due coglioni. Quindi per stasera penso mi farò un Sedivax. Favorisce il rilassamento per un fisiologico sonno. Puttanate! Insomma, speriamo meglio domani mattina. Anche perché ho voglia di fare questo Ripperiani Basic. Ho fatto solo tre puntate complete e ho voglia di spiegare ancora. Tra l'altro, non so se vi rendete conto su che razza di mostro sto girando Ripperiani Basic. Più curiosi è una vecchia GH1, Rode VideoMic, quello vecchio, e adesso si chiama Roikote. Gli hanno cambiato il nome e hanno cambiato le molle, perché queste qui effettivamente fanno cagare, quelle nuove sono più belle. È un ring light veramente veramente buona. Fa un po' male agli occhi, devo ammetterlo, però c'è, cioè, insomma, un po' di sofferenza. Non ha mai ucciso nessuno a parte Gesù Cristo, tipo. Lui è morto poi alla fine. Poi vabbè, poi è ripoppato, però è morto. Non benissimo. Mazza e porcheria, oh. Avevo letto una cosa strana, in cui non so se ci credo tanto, però te la voglio riportare comunque perché la proverò stanotte. Cioè, di quanto sia condizionato il cervello quando vai a dormire sulla qualità del sonno e come ti sveglierai il giorno dopo. Io spero che faccia un gran bene sto Sedivax, perché è veramente orrendo. Praticamente di cosa si tratta? L'idea è di andare a dormire con l'idea che si riposerà bene e che ci si sveglierà bene, perché se si va a dormire con la convinzione, tipo, oddio, mi alzerò, starò uno schifo, è molto probabile che ti alzerai e stai uno schifo. Lo so, è una roba un po' da matti. Però invece voglio provare questa roba di andare a letto con un mood positivo, tipo che domani mi sveglierò e sarò riposato, anche perché penso di riuscire a fare 7 ore stanotte, che per me è abbastanza raro, come ben sapete. No, è una merda come ieri sera. Ciao, bentornati alla vita di Fra. Ok, this is fucking crazy. Ok, andando subito al punto, vi consiglio l'acquisto di questa. No, no, allora è divertente, però nonostante abbia uno schermo da 1080p sul Note, non è abbastanza definito per essere. Cioè, è carino. Tipo, prima ero dentro nel CERN a guardare com'era fatto. Sono stato su Marte. Sono stato sulle montagne russe. Sì, diciamo che è un avvicinamento a una tecnologia che sarà sicuramente il futuro. Una delle cose positive di questo modello è che questa qua è la messa a fuoco e questa qua è la distanza per i vostri occhi, quindi è abbastanza semplice regolarlo. Questo qui l'ho preso sempre su AliExpress. No, no, l'ho preso su Gearbest. Uno dei due. Però carino, ha dentro anche un mini telecomando completamente inutile. Non che mi aspettassi granché da una roba da 10 euro, per carità, non è che sono completamente pazzo. Però mi aspettavo qualcosina di meglio. Più che altro che mi rendo conto che finché non hai uno schermo veramente retina, come dicono quelli della Apple, è troppo vicino, non ha senso. Siamo abituati a una definizione troppo alta ormai, che quella roba lì sembra un po' così. Ecco, l'ho trovato, ce l'avevo in tasca. E questo qua è il telecomandino. Quattro tasti e un pad di movimento tipo quello della 3DS. Ah, si carica via USB, quello è comodo. Però niente, circa, medio, non lo so, devo provare. Bella gente che zappa di.
Sono un vero signore. Oh, madonna, so good. Ah, oddio, è fantastico. Sabato ho appena finito la puntata 5 di Riprima di Basic. Going strong. Bello. Di cosa che volevo? Cosa volevo dire? Avevo una roba forte da dire. Sai cosa? Ci manca un filo di miele. Che ci abbiamo tutto in sta casa, cazzo. Beautiful. Ok, mi sono ricordato. A parte la puttanata di ieri sera che non ha funzionato, ho una roba che funziona invece. Dove ho messo la sigaretta elettronica? Sono distratto oggi, ve ne siete accorti? Il fatto che non siamo mai concentrati su cosa proviamo fisicamente. Ed è un esperimento che ho fatto con un mio amico oggi. E lui si è acceso la sua malborina e gli faccio ok. Al secondo tiro gli faccio ok, adesso fermati e pensa al gusto che ha. Pensa a cosa provi, pensa a cosa ti fa provare. Cioè concentrati un attimo su te stesso. E la sua risposta è: fa schifo, sa di merda. Solo che non ci pensiamo. E questo si applica a qualsiasi cosa. E mi è capitato ieri sera quando non ero contento perché non riuscivo a lavorare perché ero cotto. Mi sono fermato e ho pensato ok, perché ti senti male? Cosa c'è che non va? Cioè questa cosa qua volevo condividere con voi, che sto cercando, e se troverò delle parole migliori per spiegarvelo, ve lo spiegherò nelle prossime puntate. Questa cosa di un po' di presa visione di noi stessi quando facciamo qualcosa di sbagliato, cioè chiederci cosa stai provando senso per senso, perché il trucco è quello: chiedere olfattivo, gusto, vista, ma poi soprattutto anche sulla sensazione che ci dà, ok? Ma che cazzo. Ah sì, adattatore wifi USB. Fermarci a sentire il perché delle cose. È come ci stiamo sentendo, cioè tante volte ti accendi una sigaretta perché sei triste o ti bevi qualcosa perché non stai bene di testa. E lo fai in modo automatico. Vorrei togliere l'automatico dalla mia vita e fermarmi a pensare alle cose. Che è complicato, però è difficile. Però nei prossimi giorni proverò a farlo un po' più intensamente e vedrò se riuscirò a scriverlo in un modo decente. È tutto per la vita di Fra di oggi. Ci sentiamo tra qualche giorno che ti parlo del perché andare o perché non andare a votare sabato e domenica. Perché lo sai che si va a votare, vero? È importante, cazzo. E insomma ti spiegherò per chi, per come e per come mai. Buono.